Ciao a tutti, questo nuovo appuntamento con la nostra rubrica sui cineasti pugliesi. Oggi abbiamo il piacere di presentare un ragazzo della provincia di Brindisi, Dario Di Viesto. Ciao Valentino, ciao, ciao a tutti. Allora, Dario, raccontaci un po' di te, da dove vieni, insomma, che fai, chi sei? Allora, io sono di San Vito dei Normanni, provincia di Brindisi, come hai detto tu. E niente, lavoro come regista, sono pugliese, ho preferito sempre rimanere in Puglia per quanto mi è stato possibile. E ho fatto ovviamente alcuni lavori come regista, ho lavorato anche come assistente alla regia. Per esempio, ho lavorato con Placido, Whisper, Cirasola e poi, insomma, oltre alla mia attività normale di regista, insegno recitazione cinematografica ad una scuola di Lecce. Ma prima di passare avanti a seconda, come c'è cioè, la tua formazione? Come è stata? Ti sei formato qui a Brindisi o sei andato fuori? No, io, diciamo, sono stato in Puglia fino agli anni dell'università. Ho fatto prima la triennale a Lecce, poi ho fatto una specialistica a Bari, Sempre in ambito. ma diciamo che il fuoco verso il cinema si è orientato man mano, la messa a fuoco. E sono partito che volevo fare altro. Come tutti i ragazzi che ancora non hanno scelto il loro lavoro, ho voluto fare la triennale in scienze della comunicazione. Poi ho fatto una specialistica quando ho iniziato a capire che, insomma, l'ambito dello spettacolo era quello che mi interessava. Spettacolo, insomma, detto in maniera ampia e vaga. E quindi mi sono specializzato in scienze dello spettacolo, che non è il DAMS, è un'altra facoltà, fa parte della facoltà di lettere. E poi da lì ho fatto il tentativo ultimo, anche perché ero l'ultimo anno disponibile per poter tentare al centro sperimentale, mi è andata bene. E quindi, insomma, il fatto di essere stato ammesso al centro Centro sperimentale sperimentale in è Lombardia, stato. giusto? Non ti sento, scusa. Centro sperimentale in Lombardia hai fatto tu, giusto? Sì, ho fatto il distaccamento, la sede distaccata in Lombardia, però è stata quella cosa che poi mi ha permesso di dire voglio fare il regista, altrimenti, diciamo, la parola regista non era mai uscita dalla mia bocca fino a quel momento lì. E come mai? Che cos'era di particolare che al centro sperimentale? Insomma, innanzitutto, com'è che ti è venuto l'idea di provare ad entrare al centro sperimentale e poi. Quali sono state le cose che ti hanno insegnato che magari non avevi trovato prima? Bah, e diciamo che la mia passione per il cinema, man mano che facevo l'università, è aumentata gradualmente. Ho fatto qualche piccola esperienza grazie a mio cugino, che è un bravissimo filmmaker, che mi ha coinvolto in un suo progetto. Praticamente aveva letto un mio racconto, un mio piccolo racconto, e voleva farne un corto, e mi ha proposto di fare lo sceneggiatore di questo corto insieme a lui. E diciamo che poi da lì ho fatto dei mini corsi in Puglia e sentivo l'attrazione verso questo ambito. È nato il desiderio nascosto di voler occuparmi di questo, anche perché la vedevo come una cosa troppo difficile, quasi un'illusione, insomma, poter lavorare in questo ambito. Invece poi ho fatto domanda al centro sperimentale, ho dovuto fare il mio primo corto per essere ammesso al centro sperimentale, pare che sia venuto abbastanza bene e sono stato ammesso. E cosa ho imparato al centro sperimentale? Diciamo che le scuole di cinema, quando sono delle buone scuole, sicuramente fanno bene. Però sicuramente la cosa che mi ha cambiato, mi ha trasformato come persona, è stato l'incontro con un docente in particolare del centro sperimentale. E diciamo che è stato un incontro, che possiamo dire che è un incontro che va al di là poi della formazione scolastica, ma gli incontri si possono fare in qualsiasi posto, in questo caso è venuto in una scuola ed è stato Però questo incontro che mi ha trasformato. diciamo, anche diciamo, per dare un po' di credito anche alle scuole, soprattutto le Sì. scuole istituzionali sul cinema, tipo il centro sperimentale nelle sue varie sedi, il fatto che ti consente di fare gli incontri è una prerogativa della scuola, quindi Assolutamente. non è un caso, no? No, Nel senso, ma la scuola. infatti, no, 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 assolutamente. A me il centro sperimentale mi ha dato tanto,
Già il fatto di dovermi alzare ogni mattina pensando di dovermi dedicare alla cosa che più amavo, mettendomi completamente da parte tutto il resto della mia vita, nel senso le cose brutte della mia vita, ovvero gli impegni, anche perché quando stavo qui non riuscivo a dedicarmi interamente facendo anche l'università, le cose, impegni nelle associazioni. Il fatto di aver fatto CESO sperimentale mi ha dato la possibilità innanzitutto di potermi dedicare, mettere a fuoco, come dicevo prima, la mia passione, sperimentare, altrimenti non sarebbe CESO sperimentale, e poi gli incontri straordinari, e ti dico, innanzitutto con i miei compagni di classe. Tu hai fatto il Quello corso di penso che regia? sia stato la cosa davvero importante, con Dario, tu l'incontro con alcuni hai ragazzi del mio corso, scusa. fatto il corso di regia, tu diciamo lì a... Allora, il corso che ho fatto è un corso che mi preparava come filmmaker. Ah, quindi in generale. È vero, sì, ovvero diciamo che era un insegnamento a 360 gradi dalla scrittura fino alla ripresa, alla direzione degli attori, montaggio, fotografia anche, perché i primi corti, il primo corso che ho fatto di CESO sperimentale l'ho fotografato io insieme a un mio compagno di classe. No, mi piace nel senso cogliere anche questa occasione per dire, dovesse vedere questa intervista qualche ragazzo più giovane, che poi uno pensa sempre che queste scuole sono irraggiungibili per via delle selezioni, eccetera. Invece in realtà sono molto più alla portata di quello che si Assolutamente. pensi e oltretutto mi permetto di dire che sono anche molto più valide dei vari corsi che uno trova per strada, magari che ti spillano poi tanti soldi per non ottenere un Infatti, diciamo risultato che CESO equivalente. sperimentale forse è la scuola che in maniera più importante, insomma, come devo dire, che sicuramente, cioè, l'80% delle scuole che stanno in giro non ti cambiano la vita, CESO sperimentale può cambiartela, ecco. Però ci sono ovviamente anche scuole che, pur non chiamandosi centro sperimentale, sono scuole che ti danno l'opportunità di fare incontri, di cimentarti con l'arte, entrare in contatto con la disciplina, e se hai la fortuna di avere anche dei bravi docenti, perché no, anche migliorare. No, Certo. E invece le scuole come... sono sicuramente delle cose importanti. Poi i veri conti importanti uno li deve fare sempre con se stesso, poi alla fine, secondo Certo. me. Senti, e invece com'è stato poi il tuo ingresso nel mondo del lavoro? Diciamo, a partire da dopo la scuola, hai iniziato subito a Sono fare la stato regia o... fortunato. Sono stato fortunato perché, ecco, una cosa che mi farebbe piacere dire è che, essendo pugliese, io sono cresciuto, per esempio, in Puglia con il mito di Edoardo Whisper, per esempio, no? E siccome sapevo che nel centro sperimentale ci stava l'aiuto regia di Whisper, ogni tanto quando si chiama Miguel Lombardi, ogni tanto quando Miguel ci dava delle esercitazioni sull'analisi, per esempio, della continuità di alcuni film, io mi dedicavo esclusivamente ai film di Whisper per mandargli dei messaggi subliminali, ok? Per dirgli: vedi che se vai a fare il film di Whisper, mi devi far entrare, me lo devi far conoscere. E così è stato, così è stato. Quindi hai E iniziato un infatti, percorso poi, come assistente, diciamo, dopo la scuola. sì, come appena mi sono diplomato a CESO sperimentale, Miguel mi ha portato sul set di Whisper, dove mi ha fatto fare l'assistente alla regia, e lì è stata un'esperienza meravigliosa perché ho potuto lavorare a fianco di un bravissimo regista, di una persona straordinaria. E poi la cosa bellissima è stata quella di stare mesi, perché è stato durata mesi la preparazione lì, nel Capo di Leuca, al suo fianco, per vedere anche come un bravo regista come Whisper prepara i suoi lavori. Hai avuto anche altre esperienze di questo tipo in seguito? Sì. No, diciamo che ho fatto, mi sembra, fino adesso 6 film come assistente alla regia, e sono state tutte delle esperienze particolari. Vabbè, ovviamente esperienze bellissime sotto determinati aspetti, traumatiche sotto altri, perché io spesso dico: non ho fatto il militare, però ho fatto qualche film. Quindi fare un film non vuol dire, come magari nell'immaginario collettivo, fare qualcosa, liberare la tua passione, ma invece stare sotto delle regole ferree, e anche questo è importante poi nella vita. Però diciamo tu poi alla fine queste esperienze sono propedeutiche a un percorso che volevi fare da regista tu in generale, no? Assolutamente, sì. No, E...
Mi servono sicuramente a tastare con mano, a capire meglio cosa significa effettivamente fare un film. Mi serve a capire anche le dinamiche produttive e le dinamiche che poi ci sono sul set, nei rapporti tra regista, attore, regista produzione, regista capigruppo e tutti, insomma, tutti coloro che partecipano, insomma, a rendere, a migliorare quella che è l'idea iniziale di un film. E quindi, per esempio, diciamo, guardando anche altri registi, hai capito delle cose magari su come lavorano con gli attori registi, a seconda che siano attori più o meno famosi, insomma, cose che Ma poi sei riuscito a riversare nei tuoi lavori o, insomma, sei diciamo rimasto fino che a se stesso? ogni regista ovviamente ha un suo modo di fare irripetibile. E diciamo più che altro mi serve per capire che fare cinema non significa dover fare alla maniera di, ma Certo. cercare anche di sviluppare una propria personalità. E di piegare quelle che sono poi le relazioni allo scopo finale, che è quello di esprimere la propria visione, insomma, di una storia. E a questo proposito, per esempio, però ci avrai dei punti di riferimento, cioè dei registi a cui, che ti piacciono, che a parte come diciamo con gli Allora, Valentino, riferimenti tanti, fonti di ispirazione no, nessuna. Ah, Nel senso questo è interessante però. che riferimenti tantissimi, sono tanti i registi che ammiro, che amo, che mi hanno appassionato. Posso citarne qualcuno, non lo so, ovviamente quelli sono, i nomi sono sempre quelli che circolano, sono sempre più o meno gli stessi, ma è inevitabile che sia così. Amo, per esempio, in Oriente Ozu, amo Kurosawa, amo Spostandoci verso l'Europa. La Russia, amo Tarkovsky, verso la Svezia, Bergman. Vabbè, insomma, quindi tutti i riferimenti a un cinema d'autore. Poi amo il cinema americano in particolare per esempio il cinema classico americano. Amo poi un mio riferimento in assoluto, quello che mi ha fatto forse innamorare del cinema è David Lynch. Quindi, poi dicevo, ispirazione nessuno perché secondo me nel momento in cui stai realizzando qualcosa hai l'ispirazione è qualcosa che si rapporta alla vita più che alla Che è cinefilia. personale, quindi rimane personale. Sì, diventa personale. Al massimo vai a vedere prima di fare un film come ha trattato determinate scene un altro regista, però non ti lasci condizionare, cioè io non mi lascio condizionare tanto. Sono uno Capito. che le cose o mi vengono in mente spontaneamente o faccio delle gran cavolate. E Quindi dipende. invece, diciamo, lo chiediamo a tutti, un film che invece consiglieresti di vedere a chi ci guarda? Ah, guarda, questa volta cercherò di essere particolare, dettagliato, perché consigliare i grandi capolavori che conoscono tutti non sarebbe un consiglio, ma No, sarebbe. un film. Io ti consiglio un film di un regista grandissimo, però oggi in Italia non fortemente conosciuto, che è William Wyler. Ah, come no. E ti consiglierei il film che ho fatto vedere da poco, una piccola parte nella scuola di cinema dove insegno, che si chiama Quelle due. The Children Hours. È un E come film mai meraviglioso. l'hai scelto anche per queste lezioni che hai fatto? Perché ci sono delle scene che insegnano che cosa significa essere attore, ovvero significa mettere da parte a un certo punto, rispettare, ma tenere un po' lontano il copione e lavorare innanzitutto col cuore, con i sentimenti. Medesimarsi, rimanere lì nella scena e fare in modo che qualcosa di magico accada, ovvero che la vita entri all'interno del set e che si rompi, insomma, questa impalcatura testuale. Ed è un film che, da questo punto di vista, ci sono delle scene, secondo me, memorabili. Va bene. Senti, io volevo dirti, allora, rispetto ai lavori che hai fatto tu, diciamo, sono di vario tipo, cioè, hai girato spot, piuttosto che filmati di, come si può dire, anche video aziendali e soprattutto però, diciamo, il tuo percorso al cinema parte con tre cortometraggi che hai girato soprattutto. Allora, mi piacerebbe che tu ne parlassi anche perché poi uno lo vedremo successivamente di seguito, insomma. Sì, in realtà diciamo che i miei cortometraggi sono quattro.
Diciamo che i primi tre li considero delle sperimentazioni. Ora, il mio primo vero cortometraggio, anche perché è l'unico che ho fatto come regista individuale, le altre ho fatto quasi tutte con regie, è Piccola Storia di Mare. Quello penso che il mio, spero, il mio primo, insomma, tassello della mia cinematografia che mi identifica. Che è questo che vedremo, Poi gli altri due giusto? sono dei... Com'è? E che è quello che vedremo. È quello che vedremo. Poi gli altri due, gli altri tre sono dei cortometraggi che ho fatto come coregie. Uno prima del centro sperimentale, l'altro, altri due durante il centro sperimentale, esperienze meravigliose. Il primo si chiama Lo Straniero, fatto con un mio amico che si chiama Alberto Dagnano. Poi ho fatto un altro corto, il primo corto al centro sperimentale, che nasce come qualcosa che è a metà tra un film di finzione e un documentario su Umberto Boccioni, che si chiama Quelli che restano, e l'ho fatto con il mio grande amico Federico Spiazzi. E poi c'è un corto, che è, diciamo, il corto di diploma, che ho avuto il piacere sempre di fare in coregia con Federico Spiazzi, per l'attore protagonista. Avevo come attore protagonista Ernesto Maillet, l'attore Davide, premio Davide di Donatello, ed è stata un'esperienza meravigliosa. Diciamo che dal punto di vista della drammaturgia, il primo che inizia a lasciarmi soddisfatto è Napoleone è pazzo. E poi ho fatto questa esperienza a Roma, dove ho diretto Piccola Storia di Mare, che è un corto molto corto, dura 8 minuti, e niente, diciamo che è il primo corto che davvero inizio a reputare, insomma, sufficientemente buono. Non che gli altri, comunque, anche gli altri lavori che ho fatto in coregia sono dei lavori buonissimi, però è, diciamo, no, buonissimi, oddio, non lo so, sono dei lavori sicuramente quantomeno discreti, però diciamo che Piccola Storia di Mare è il primo lavoro che sento come mio, davvero, che sento come mio. E come mai c'è qualcosa di particolare, visto che appunto adesso lo vedremo, che c'è qualcosa di particolare che vuoi segnalare? Ovviamente quando dico come mio, non è che considero, non è un corto perfetto. Ci sono tante cose che sicuramente, ripensandoci, direi avrei fatto meglio a fare questo modo, avrei fatto meglio a fare così. Forse questa cosa non mi piace tanto, però ha una sua unità. È un corto che funziona, è un corto che emoziona, è un corto, che ha una sua immediatezza, che è una cosa secondo me importantissima nel cinema, e contemporaneamente probabilmente una sua profondità, cioè, ci si può leggere probabilmente anche qualche piano di lettura, non lo so. Comunque, per questo lo considero come il mio primo corto. Un corto riuscito, insomma. Un E corto, però riuscito, sì. invece hai dei progetti per il futuro? Cioè, hai in programma qualcosa? Sei per girare un altro corto, un altro film? Sì, allora ho avuto il finanziamento dal Ministero e dalla Lucania Film Commission, dal Ministero della Cultura, scusa, per dirigere il mio prossimo corto, che dovrebbe chiamarsi L'ora di Porto. E sarà girato in Basilicata, dicevi, Sarà giusto? girato in Basilicata, a Maratea in particolare. Infatti vengo proprio pochi giorni fa, sono stato lì a Maratea, ho visto dei posti meravigliosi, sono molto contento di tutta l'equipe che si è creata intorno a questo, si sta creando intorno a questo lavoro, e credo che ci siano i presupposti per fare qualcosa di bello, di riuscito, spero, non lo so. Comunque l'intento, anche il finanziamento, ci permette di fare le cose per bene, in tranquillità, non di avere qualsiasi cosa vogliamo assolutamente, perché è pur sempre un piccolo corto. Rispetto ad altre produzioni internazionali non è niente, Però perché poi quando vabbè, può cose essere anche i corti poi servono anche in modo che uno si possa mettere in mostra in funzione magari certo. poi di un futuro lungo, no? Di un futuro film E speriamo. più strutturato. Io spero che questo sia il mio ultimo corto, nel senso che dopo questo corto si possa riuscire, insomma, A a preparare un realizzare lungometraggio. un corto lungo. Però ti dico, Valentino, io ho tanti registi in giro, tanti registi che dicono che vorrebbero fare il lungo, ma che non ne hanno la possibilità, eccetera. Io invece ti dico un'altra cosa, io ti dico vorrei fare un lungo, ma ancora non sono riuscito a scriverlo.
Beh, questo è molto onesto. nel senso ancora non ho il progetto giusto e che mi soddisfa per farlo a lungo. Quindi diciamo che il lavoro che devo fare è innanzitutto con me stesso, più Anche che perché con poi l'istituzione. il primo lungo è sempre il più importante, no? Perché il biglietto da visita poi per la tua futura carriera da regista e poi nel mondo del cinema vero, no? Che non è quello dei corti, però quindi non è, Certo. non se lo può giocare così, ecco. Assolutamente, Va così come dici tu. bene, Dario, io ti ringrazio per essere stato con noi su questa rubrica di Mitico Channel e Grazie io. a te. No, figo, è un piacere. E io a questo punto lascio tutti con la visione del cortometraggio Piccola storia di mare, che è un cortometraggio del 2014, giusto se non sbaglio? È un cortometraggio del 2013, 2013. però prima di, diciamo che è uscito nel circuito festivaliero nel 2014. E ha fatto il giro dei festival per tutto il 2014, dopodiché l'ho ritirato, ho detto basta, adesso devo farne uno Ha nuovo. fatto il suo percorso e quindi niente, io ti ringrazio e insomma, a presto e alla prossima puntata e buona visione di Piccola storia di mare. Ok, Ciao. grazie. Su mentre quedavi. Pilu, ho bisogno di qualche cosa, ma di sei? Voglio a comunque se la tramandè. Rit, rit. Perché mi avete avuto porto. In giro alla campagna. Non ti preoccupare. No, tu di giusto. Ciao. Ciao.
tanto non è pieno. Ma se per te? Secondo me la malattia c'è da lagare. Ah, ciò che stai c'è su da lagare, vuol dire che stai buono. Sì. Ma non sei ho detto. Qua? Ho precato morto. Non ci piace lo pescato. E precato lo pescato, non ce ne volta più.